Nessun nuovo contagio ieri sui 313 tamponi effettuati dall'ASP di Agrigento. I positivi restano sempre a quota 125. Aumenta di una unità i guariti in provincia, portandosi a 98. 9 sono i soggetti posti in quarantena, scendono a 36 ricoverati negli ospedali siciliani di Caltanissetta e Palermo. La nuova guarigione riguarda la città di Licata, un soggetto ivi residente. I decessi fermi sempre a 14, dismessi dalle strutture residenziali 1. Il totale dei tamponi sino a qui fatti sono 7.320. In Sicilia anche ieri sono stati 8 i tamponi risultati positivi come il giorno precedente. È diminuita però la base su cui sono stati effettuati i controlli per un numero di 1.533, raggiungendo il dato complessivo di 123.573. I guariti salgono di 9 unità e vanno a 1.620, scendono di 8 i ricoverati, 129 in totale, meno 1 in terapia intensiva e vanno a 11. In isolamento domiciliare più 7 salgono a 1.394. Nessun nuovo decesso. Il quadro nelle province siciliane da un aumento di 3 positivi in provincia di Palermo, che si porta a 364, e quella di Siracusa con uno nuovo e va a 33. Stabili le province di Trapani, Caltanissetta, Ragusa ed Enna. Negativi quelli di Messina, meno 3, Catania, meno 1, Agrigento, meno 1, con 43 casi. Intanto per il dopo Covid, nella seconda fase, sono riprese le attività commerciali anche nella nostra provincia, come ci testimonia Giuseppe Iacono, parrucchiere per uomo di Raffadali. Dobbiamo ripartire più forti di prima, con l'entusiasmo e con la voglia di lavorare. Solo questo dobbiamo fare. Grazie a Dio, diciamo che si sta passando, con la speranza che tutto vada per il verso buono. Noi ce la stiamo mettendo tutta, mascherina, guanti, igienizzante, e grazie ai clienti che non hanno paura di venire, ci stanno facendo lavorare, grazie a Dio. Eh sì, bisogna essere fiduciosi e come dire, mettercela tutta, perché il periodo è stato abbastanza pesante, stare a casa senza lavorare è stato abbastanza pesante, diciamo, però grazie a Dio è passato. Ti posso dire che i clienti, come tu vedi, vengono già muniti sia di mascherina, vengono muniti di guanti. Sto vedendo che effettivamente le persone si stanno comportando come dice il sindaco, come dice il PDF, come ci stanno dando le linee guida per lavorare. Siamo tutti contenti e fiduciosi della ripresa che stiamo facendo, grazie a Dio. Diciamo che stiamo uscendo dal tunnel, stiamo incominciando a vedere la luce. Speriamo che sia una bella luce per tutti. Come si dice, quando sulla faccia per tutti.